al Espíritu Santo, pero tenere quanto abbiamo chiesto nella preghiera, di accompagnare con fede il nostro Salvatore nella sua via e di avere sempre presente il grande insegnamento della sua passione come modello di vita e di vittoria contro lo spirito del male. Gesù ci mostra come affrontare i momenti difficili e le tentazioni più insidiose, custodendo nel cuore una pace che non è distacco, non è impassibilità o supremismo, ma è abbandono fiducioso al Padre e alla sua volontà di salvezza, di vita, di misericordia. In tutta la sua missione è passato attraverso la tentazione di fare la sua opera, scegliendo lui il modo e slegandosi dall'obbedienza del Padre. Dall'inizio alla lotta dei 40 giorni nel deserto fino alla fine nella passione, Gesù respinge questa tentazione con la fiducia obbediente nel Padre. Anche oggi nel suo ingresso in Gerusalemme lui ci mostra la via, perché in quell'avvenimento il maligno, il principe di questo mondo, aveva una carta da giocare, la carta del trionfalesimo. Il Signore ha risposto rimanendo fedele alla sua via, la via dell'umiltà. Il trionfalismo cerca di avvicinare la meta per mezzo di scorciatoie, di falsi compromessi. Punta a salire sul carro del vincitore. Il trionfalismo vive di gesti e di parole, che però non sono passati attraverso il soggiorno della croce. Si alimenta del confronto con gli altri, giudicandoli sempre peggiori, difettosi, falliti. Una forma sottile di trionfalismo è la mondanità spirituale, che è il maggior pericolo, la tentazione più perfida che minaccia la Chiesa. Gesù ha distrutto il trionfalismo con la sua passione. Signore, ha veramente condiviso e gioito con il popolo, con i giovani, che gridavano il suo nome acclamando il Re e Messia. Il suo cuore godeva nel vedere l'entusiasmo e la festa dei poveri di Israele, al punto che a quei farisei che gli chiedevano di rimproverare i suoi discepoli per le loro scandalose acclamazioni, egli rispose: se questi taceranno, grideranno le pietre. Umiltà non vuol dire negare la realtà. E Gesù è realmente il Messia, è realmente il Re. Ma nello stesso tempo il cuore di Cristo è su un'altra via, sulla via santa che solo Lui e il Padre conoscono, quella che va dalla condizione di Dio alla condizione di servo, la via dell'umiliazione nell'obbedienza fino alla morte e a una morte di croce. Egli sa che per giungere al vero trionfo deve fare spazio a Dio, e per fare spazio a Dio c'è un solo modo: la spogliazione, lo svuotamento di sé. Tacere, pregare, umiliarsi. Con la croce, fratelli e sorelle, non si può negoziare. O si l'abbraccia o la si rifiuta. E con la sua umiliazione Gesù ha voluto aprire a noi la via della fede e precederci in essa. Dietro di lui la prima a percorrerla è stata sua madre Maria, la prima discepola. La Vergine e i Santi hanno dovuto patire per camminare nella fede e nella volontà di Dio. Di fronte agli avvenimenti duri e dolorosi della vita, rispondere con la fede costa una particolare fatica del cuore. È la notte della fede, ma solo da questa notte spunta l'alba della resurrezione.
ai piedi della croce, Maria ripensò alle parole con cui l'angelo le aveva annunziato il suo figlio: sarà grande, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, che regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, che il suo regno non avrà fine. Maria sul Golgota si trova di fronte alla smentita totale di quella promessa. Suo figlio agonizza su una croce come un malfattore. Così il trionfalismo distrutto dall'umiliazione di Gesù è stato ugualmente distrutto nel cuore della madre. Entrambi hanno saputo tacere. Preceduti da Maria, innumerevoli santi e sante hanno seguito Gesù sulla via dell'umiltà, sulla via dell'obbedienza. Oggi, giornata mondiale della gioventù, voglio ricordare i tanti santi e sante giovani, specialmente quelli della porta accanto, che solo Dio conosce e che a volte Lui ama svelarci a sorpresa. Cari giovani, non vergognatevi di manifestare il vostro entusiasmo per Gesù, di gridare che Lui vive, che è la vostra vita, ma nello stesso tempo non abbiate paura di seguirlo sulla via della croce. E quando sentirete che vi chiede di rinunciare a voi stessi, di spogliarvi delle vostre sicurezze, di affidarvi completamente al Padre che è nei cieli, allora, cari giovani, rallegratevi, esultate, siete sulla strada del Regno di Dio. Acclamazioni festose e accanimento feroce. È impressionante il silenzio di Gesù nella sua passione. Vince anche la tentazione di rispondere, di essere mediatico. Nei momenti di oscurità e grande tribolazione bisogna tacere, avere il coraggio di tacere, purché sia un tacere mite e non rancoroso. La mitezza del silenzio ci farà apparire ancora più deboli, più umiliati, e allora il demonio, prendendo coraggio, uscirà allo scoperto. Bisognerà resistergli in silenzio, mantenendo la posizione, ma con lo stesso atteggiamento di Gesù. Lui sa che la guerra è tra Dio e il principe di questo mondo, e che non si tratta di mettere mano alla spada, ma di rimanere calmi, saldi nella fede. È l'ora di Dio, e nell'ora in cui Dio scende in battaglia, bisogna lasciarlo fare. Il nostro posto sicuro sarà sotto il manto della Santa Madre di Dio. E mentre attendiamo che il Signore venga e calmi la tempesta, con la nostra silenziosa testimonianza in preghiera, diamo a noi stessi e agli altri ragione della speranza che è in noi. Questo ci aiuterà a vivere nella santa tensione tra la memoria delle promesse, la realtà dell'accanimento presente nella croce e la speranza della resurrezione. Consegnarsi facendosi così servo.